non hanno fatto sapere nulla al Parlamento italiano, e men che meno a noi, cittadini di questo paese. L'inquinamento che ci aiuta, perché evidentemente cercavano di giustificare. Guardate un po' che cosa scrive il Sole 24 Ore. Premis, che è uno studioso di meteorologia, si butta anima in corpo nelle sue misurazioni e dopo 3 giorni senza aeroplani, non di linea, è ovvio, senza aeroplani, non crede ai suoi occhi. La temperatura media, scrive, è aumentata di 1 grado. A tutti noi non parrebbe granché, ma agli occhi di un climatologo è una variazione significativa. Cioè sta cercando di imporre al pubblico le scie chimiche che fanno venire tutte le malattie possibili e immaginabili: dolore alle ossa, Alzheimer, stanchezza cronica, incapacità a concentrarsi, incapacità a ragionare, incapacità a prendere decisioni, eccetera, eccetera, che quindi fa il paio con il condizionamento mentale di Hardcore, e ci viene a dire che questo ci fa bene, abbassa la temperatura della Terra. E continua: le scie lasciate, conclude quasi alla Giovanni Pascoli, le scie lasciate dagli aeroplani danno un minimo contributo positivo come intuito da David Travis in quella settimana così drammatica e così insolitamente priva di aerei in cielo. Al tramonto, sentite Giovanni Pascoli, al tramonto le scie degli aeroplani che sparpagliano le nuvole aggiungono uno strano tocco di poesia. Nascosti fra quel vapore acqueo ci sono tanti atomi di carbonio di cui noi dovremmo gioire. Ci stanno avvelenando e questi ci stanno dicendo: gioite, pecorelle, perché vi fa bene l'aerosol non vi verrà più la bronchite. Invece siamo tutti pieni di bronchite proprio per questo motivo. E allora dico io: perché ci stanno le interrogazioni parlamentari all'estero? Vi ho già ricordato Parlamento europeo, 14 gennaio 1999, poi Parlamento europeo di nuovo, interrogazione tedesca però in questo caso, 17 ottobre 2006, poi di nuovo Grecia, paese sottosviluppato, dicono, ma molto più avanti dell'Italia. 5 febbraio 2007, interrogazione parlamentare, interrogazione olandese al Parlamento europeo, 10 maggio 2007, ma anche l'Italia non è stata zitta, almeno per alcuni parlamentari svegli. Li ho segnati in rosso, guardate, sono dei DS 2003-2003, ci sono i nomi, Italo Zanti, Piero Fuzzanti, 2005, comunisti italiani, 2006, rifondazione comunista, perciò Berlusconi dice sempre comunisti, 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 qualsiasi cosa, una virgola contro di lui e dice subito i comunisti. Ma dove stanno i comunisti in Italia? Magari ci fossero a milioni, intendendo per comunisti quelli che sono svegli. Poi c'è qualcosa comunque che va a favore dell'UDC, vedo anche 2 interrogazioni parlamentari dell'UDC, e poi un'altra dei DS, 13 giugno 2006. Guardate una foto scattata dai satelliti artificiali, guardate la Terra, è una scia. Cioè è diventata una pista di atterraggio per extraterrestri, continuamente ci sono queste scie, questi aerei che vanno avanti e indietro, se provate a contarli sono milioni al giorno. Avete mai sentito parlare che vanno in giro milioni di aerei nel nostro globo? Guardate queste, sono aerei di linea. Allora o mi dici in maniera più intelligente che la flotta tricolore che sta facendo l'esercitazione si è dimenticata di mettere i colori diversi, oppure siamo di fronte invece a qualcos'altro. Guardate qui, questi sono aerei di linea con il rischio di scontrarsi, che sicuramente anzi si scontrerebbero. Guardate gli aerei come sono modificati, con gli uccelli che sparano da sotto quelle sostanze chimiche dannosissime per la nostra salute, e guardate come sono fatti internamente per mettere il materiale chimico. Sono passato su internet. Su area di confine. Area di confine anche. Area di confine. Guardate un po' questi che fanno. Sono aerei di linea ai quali hanno telefonato e hanno detto: guardate, dovete tornare indietro perché c'è una bomba a bordo. E allora hanno fatto una virata improvvisa e sono tornati nell'aeroporto di partenza. Ve l'ho detta questa mattina,
questa frase, scrivetela, recitatela tutti i giorni. L'unica cosa necessaria affinché il male trionfi è che la brava gente non faccia nulla. La televisione serve per questo. Ti rincoglionisco con il Grande Fratello, con il Superenalotto, le partite di calcio. Intanto loro fanno la nostra morte. E qui arriviamo a Lucia. Queste sono state scattate da me e mia moglie, che sta lì in fondo. Ma è solo l'inizio, attenzione. Intanto già è strana questa linea civile di due aerei che in un cielo dove non ci dovrebbero essere linee aeree, perché non funzionava più il Federico II di Foggia, non capisco perché questi aerei, due, cavolo, ma che lo fate apposta? Mi volete scontrare per caso? Ma proprio tutti e due nello stesso istante dovevate passare dal momento che siete solo due? Ed ecco un'altra inquadratura. Qui comincia a diventare più pesante la situazione. Siamo dalla villa comunale di Lucera verso la parte centrale. I miei amici fin qui hanno fatto delle obiezioni, però man mano che andava avanti si cominciavano sempre di più. Guardate qui, questa è la chiesa di ristrutturazione della villa comunale di Lucera, e dietro vedete che l'American Air Force va avanti e indietro dicendo: ma voi dovete finanziare i voli civili come facciamo noi in America, che andiamo avanti e indietro Foggia a Termoli, lo facciamo in aereo, perché voi non lo fate in treno, addirittura in automobile? Usate l'aereo, farete bene alla salute dei vostri cittadini. Ecco qui la cosa comincia a diventare sempre più pesante, finché arriviamo qui. Questa è scattata da via Melchior. Guardate un po', gli aerei passano a oltre 8.000 km di altezza, oltre 8 km sono questi, ma questi a occhio e croce saranno 500-600 metri, sarà un chilometro, vogliamo mettere in conto, ma guardate, su Facebook ho scritto in maniera ironica, sembra di essere al John Fitzgerald Kennedy di New York, e invece siamo a Lucera, 30.000 abitanti, 20 km da Foggia. E così continua il servizio fotografico. Ecco qui, al tramonto, che cosa stava succedendo. E infatti poi queste scie, invece di sparire, diventavano sempre più larghe, fino a che hanno creato la pioggia. Sapete, io sono abruzzese e ho deciso di stare in Puglia perché mi ricordo, allora insegnavo a Lecce, al conservatore di Lecce, mi è sempre piaciuta la Puglia e ho deciso di rimanerci. Poi ho trovato la mia metà, che ormai non è sposta più nessuno, manco qui ho i miei migliori amici, e vi racconto questa, sì, una bella esperienza. Io sono stato sempre affascinato dal cielo blu della Puglia, che non c'è in nessun'altra parte dell'Italia. Mi sono stato sempre incantato. Ho guardato questo celeste meraviglioso e ho sempre detto: che regione meravigliosa, non c'è più questo cielo. È sempre grigio, biancastro, arrugginito, è malato e noi dobbiamo curarlo. Guardate che cosa è successo al tramonto con quegli aerei che andavano su e giù. Ed ecco qui che cominciano a diventare sempre più nuvole, 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 nuvole. Ecco, questa è stata scattata a Foggia. L'ho trovato su internet. Il cielo di domenica, 2 marzo 2008, era pulito, scrive uno scrittore, un lettore, e terzo come una bella mattinata di primavera, fino a che uno strano fenomeno pomeridiano ha cominciato ad incuriosirci e subito dopo a preoccuparci. Come potete vedere dalla foto allegata, il nostro cielo ad un tratto è stato ricoperto da delle scie fumose bianche che andavano allargandosi sempre più con forme irregolari del tutto insolite. Allora io dico: ma è possibile che in tutto il mondo si scrivano queste cose? Attenzione, che in tutta Europa si scrivono queste cose. Negli Stati Uniti già dalla metà degli anni 90 ci sono delle proteste da parte della popolazione civile, e in Canada ancora di più.